Valerio Daddario, uno degli organizzatori del quarto torneo Coste del Lago di Limosano, si progredisce anno dopo anno. Certo, siamo alla quarta edizione di questo torneo, ma questo torneo va avanti da oltre 20 anni, diciamo quarta edizione con noi nuovi organizzatori. Anno dopo anno, certo, cerchiamo di migliorare la qualità sia per il pubblico che per i giocatori. Quest'anno, grazie alla collaborazione anche con il Centro Gymnasium, ai tecnici Walter Brandoni, Stefano Gammieri, Alberto Silvestri, Romolo Petricca, in diverse partite su diversi giocatori avremo anche l'uso dei GPS, quindi controlleremo tutta una serie di valori e niente, per questo per i giocatori, una novità per i giocatori. Mentre per il pubblico abbiamo, come potete vedere alle nostre spalle, il maxi schermo con la grafica dei risultati, tempo reale, del minuto, della partita. E del punteggio. Quindi siete davvero attrezzatissimi qui a Limosano. Devo dire che si tratta della prima serata, delle prime partite, ma già il pubblico sta rispondendo alla grande. Sarà un torneo che si articolerà praticamente in 3 settimane, dunque certo, abbastanza lungo. Sì, 3 settimane di torneo, 2 settimane di girone, l'ultima di quarti finali, semifinali e finali. Sì, diciamo che in queste piccole realtà come Limosano lo sport, in questo caso il calcio a 5, è rimasta una delle poche attrazioni in cui tanta gente occorre numerosa a vedere lo sport, in questo caso il calcio a 5. E niente, siamo felici degli scorsi anni come è andata, e quest'anno, come già detto, cercheremo di migliorare la nostra offerta. Lo fate sempre con grandissimo entusiasmo. Certo, certo. Tu hai detto da 20 anni si fa questo torneo, però diciamo, da quando non ce ne vogliano i precedenti organizzatori, però da quando l'avete preso voi in gestione è sempre un piacere venire qui a Limosano ad assistere alle partite. Certo, ringraziamo anche il Comune di Limosano che sono 2 anni che ci ha dotato di questo bello, di questo fantastico manto erboso, e quindi invoglia ancora di più le squadre a venire. L'unica cosa, quest'anno siamo un po' delusi dal numero di squadre, solo 10 squadre, ci aspettiamo qualcosa in più, però va bene così, ci divertiamo noi che siamo qui.